Ciao, sono Giovanna Mazzon, Vocal Essence Coach e fondatrice del metodo Vocal Essence. Se non sai cos'è Vocal Essence, ti lascio il link in descrizione in modo che tu possa andare a vedere i nostri corsi individuali o collettivi online. Oggi ti propongo un video reaction di Elisa nel live No Borders Music Festival del 2020, quindi molto recente. Andiamo subito ad ascoltare insieme un piccolo passaggio di Elisa. Tienimi su quando sto per cadere, tu siediti qui, parlami ancora. Se non ho parole io non te lo chiedo mai, ma portami al mare a ballare. Non ti fidare, sai quando ti dico che va tutto bene così. E perdonami, sono forte sì, ma poi sono anche fragile. Questo inizio perfetto, ovviamente Elisa è una grandissima cantante per me, ha fatto un percorso storico veramente incredibile. In questa frase, che è molto lunga, anche se poi nella fase studio mi sembra che non abbia quel respiro in mezzo, però lei qui lo fa prima di "ma portami al mare". Comunque la frase prima in un live dove c'è comunque una parte anche emotiva lunghissima. Un respiro fatto in modo molto strategico all'inizio della frase, se avete proprio sentito, lo fa dalla bocca. E metà anche, probabilmente questa è una mia idea, perché io lo farei così, metà anche dal naso. Quindi questa sensazione di tenere alto il suono permette di, anche se sto facendo una voce con dell'aria, permette di tenere il suono molto alto e lineare. E durante il viaggio del suono in questa frase non bisogna in nessun modo contrarre l'addominale, perché in quel caso la sensazione sarebbe quella di non avere abbastanza fiato per arrivare in fondo alla frase. Invece lei eccellentemente la porta a termine in modo molto morbido, senti proprio un flusso d'aria continuo, respira di nuovo nello stesso modo molto posato e molto centrato e prosegue con la frase successiva. Riascoltiamolo insieme, perché per me è un punto importante nella gestione del fiato. Tienimi su quando sto per cadere, tu siediti qui, parlami ancora, se non ho parole io non... In questo punto in particolare sentite come lei avrebbe avuto la tendenza a irrigidirsi, invece l'ha portato in avanti. Ascoltiamo di nuovo. Tu siediti qui, parlami ancora, se non ho parole io non te lo chiedo. Questo "se non ho parole" è pazzesco, perché si sente proprio come lo riesce a tenere in su. Andiamo avanti. Ma portami al mare a ballare. L'attacco di questa frase non è come la maggior parte delle persone: inspiro e butto fuori la prima cosa che mi capita, ma respiro e controllo l'attacco della frase successiva. Non ti fidare, sai quando ti dico che va tutto bene così. Anche qui. E perdonami, sono forte sì, ma poi sono anche fragile. Questi ultimi due respiri fatti rigorosamente dal naso, senza rumore, anche per centratura. Relax, quindi lascio il diaframma, ricontrollo e riporto il centro. Ovviamente un'esperienza pazzesca anche di controllo emotivo e di gestione delle emozioni. Non serve niente di particolare, solo tornare a pensare che tutto è bello e speciale. Non si dice mai, ma voglio impegnarmi a salvare un pezzo di cuore. Io non vivo senza sogni e tu sai che così. Perfetta, perfetta nell'emissione, nel controllo emotivo, nella centratura, nello stare con la musica. La cosa particolare di questa strofa è che sposta il tempo delle parole, cioè degli accenti delle parole, ed è veramente interessante perché lo fa in modo molto elegante e non si percepisce, ma se in realtà vai a cantarla senti proprio che sposta delle parole. Come per esempio la prima nota non è "tienimi", ma "tienimi", "tienimi". Quindi "tienimi su" e anche poi altre parole all'interno proprio del brano. Andiamo avanti. E perdonami se sono forte sì, e se poi sono anche fragile. Anche. Sentite cosa fa, un piccolo sobbalzo in ME2. E se poi sono anche fragile. Ovviamente
ovviamente prima cosa controllo del suono, pazzesco, morbido, non spinto, ben focalizzato nel posti giusti, cioè quindi nella maschera, senza che vada spinto in avanti, le permette di avere veramente una morbidezza e una centratura che fa vibrare il suono dentro di lei in modo estremamente emotivo e quindi dà un senso alle parole importanti. Una cosa che mi piace far notare di Elisa è che in tutto il ritornello utilizza questo passaggio in M2-M1 molto tipico Yodel, mi verrebbe da dire, che ha questo passaggio molto secco e netto tra le due note, dove dall'M1 passa a una nota in M2. Ascoltiamo proprio un frame, un pezzettino piccolo di alcuni passaggi dove lei fa così. Poi sono anche fragile. Poi ne ha fatto uno. Anche solo alla fine di mangiare, impercettibile ma c'è. Io ti porto un gelato che non puoi mangiare e piangiamo insieme che non piangi mai. E piangiamo insieme che non piangi mai. Quindi questo sempre di salire su, tipico suo nel modo di cantare, la rende morbida e la rende anche particolare, proprio una cosa che a lei viene estremamente spontanea. Andiamo avanti. Le A, volevo farvi notare le sue A morbidissime, con questo vibrato molto morbido, con un suono veramente accogliente. Notate com'è libera in queste A, che apre spesso anche nella sua modalità di cantare. E ridiamo insieme che ridiamo sempre, 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 ma non basta mai, mai. Ok, e da mai primo, il secondo poi con un falsetto soffiato. Elisa. Che dire di Elisa? Una grandissima artista, la stimo tantissimo, personalmente mi piace veramente tanto perché riesce a trasmettere tanta emozione con una semplicità incredibile, che sembra semplice, perché il punto è che sembra semplice, poi quando vai a cantare i suoi brani ti rendi conto di come non riesci a rendere quello che rende lei, proprio perché lei a livello tecnico è molto preparata, molto preparata, molto precisa, sa esattamente cosa fare, sembra molto spontanea ma c'è una preparazione dietro veramente importante, veramente da studiare, da capire bene cantando magari dei suoi passaggi, delle sue parti, cercando di fare la stessa cosa che fa lei per capire veramente la profondità di questo artista, perché attraverso questo controllo, questa centratura, questa ricerca che ha fatto anche negli anni importante, emotiva, riesce veramente a trasmettere tanto, tanto di lei e credo che all'Italia abbia veramente dato tantissimo. Se ti è piaciuto questo video lasciami un like, un commento oppure se ti va scrivimi nei social proponendomi altri video reaction. Se non l'hai ancora fatto iscriviti ora al mio canale YouTube e mi raccomando di attivare la campanella delle notifiche. Ciao!